tutto. Ho lasciato perdere e considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Citanie dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Draga, braccio e sestre, cari fratelli e sorelle, penso che siete rimasti un po' sorpresi mentre avete ascoltato le parole che ha pronunciato Gesù quando ha detto: sono venuto a gettare fuoco sulla terra. No, io sono venuto qui a portare la divisione. Cioè, questa è una cosa strana, perché Gesù dice: vi lascio la mia pace, vi do la mia pace. Ricordiamoci, in ogni santa messa noi sentiamo proprio queste parole: beati coloro, beati portatori di pace, ricordiamoci nelle beatitudini. Invece Gesù qui dice che non è venuto a portare la pace. Come comprendere questo? Questa è una contraddizione? Sicuramente non lo è. Sicuramente non lo è. Ma è vero che Gesù è venuto a portare la pace. Ma la pace del Signore. Perché esiste anche la falsa pace. Perciò Gesù ci fa vedere la via verso la pace del Signore, e questa via ci porta prima di tutto per mezzo della divisione, cioè perché abbiamo bisogno della divisione per provare una vera pace. Questo è come quando in una casa noi vogliamo pulire la casa. Allora prima di tutto dobbiamo trovare disordine, cioè spostare l'armadio, spostare il letto, spostare le cose per fare disordine, per poi creare un ordine, cioè per pulire la casa. Così Dio vuole portare il disordine, l'inquietudine perché dopo in noi possa farsi muovere qualcosa. Sono venuto a portare fuoco perché vuole risvegliarci. Lui vuole che noi ravviviamo. Lui vuole che in noi non sia la tiepidezza, perché spesso siamo tiepidi, anche noi cristiani, anche nella preghiera, nella vita, cioè c'è sempre tiepidezza, non c'è quel fervore, non c'è gioia. Allora bisogna risvegliare, qui Gesù vuole risvegliarci, ravvivarci. Lui dice: e sono venuto perché abbiano vita, che l'abbiano in pieno. Lui vuole che noi ravviviamo, che ci risvegliamo,
Maika. Quando la madre vuole svegliare un bambino, svegliare da solo perché magari deve andare a scuola, allora lei deve svegliarlo. Questa è proprio inquietudine per lui, possiamo dire così, cioè deve accendere l'allarme, cioè proprio un allarme, così che si svegli dal sonno. Ecco, così pure noi abbiamo bisogno di questo, perché il Signore vuole prima di tutto svegliarci per portare inquietudine, perché noi potessimo svegliarci. Ci sono diverse situazioni, fratelli e sorelle, dove la pace è entrata nel nostro cuore, ma una pace falsa. Cioè, nella mia coscienza è talmente incisa una situazione, quando ho ascoltato la testimonianza di un ragazzo dalla comunità Cenacolo che ha raccontato. Quando ero nel mondo della droga, un giorno sono rimasto senza soldi per comprare la droga. Allora mi sono ricordato di mia madre, che era in ospedale. Io mi sono ricordato che lei aveva una collana d'oro attorno al collo. Sono andato in ospedale, ho strappato a lei quella collana d'oro, sono andato, ho venduto quello e per quei soldi io ho comprato la droga. Io questo consideravo normale, giusto, perché io in quel momento avevo la pace. E solo dopo, quando nella comunità Cenacolo ho cominciato a guarire, quando dal dentro ho cominciato a liberarmi, solo allora io ho capito cosa ho fatto a mia madre. Allora è arrivato il dolore. Ecco, cari amici, qualche volta esistono delle situazioni di cecità e di pace. Tutto a posto, invece non era a posto. Cioè, noi pensiamo che è a posto, noi pensiamo che questo è giusto, buono. Perciò Gesù prega per coloro che hanno crocifisso: Padre, perdonali, loro non sanno quello che fanno, non sanno, non sono consapevoli. Gli uomini hanno innalzato la pietra per gettare su quella donna per ucciderla, hanno alzato proprio la pietra e loro sono in pace perché sono convinti che stanno facendo una cosa giusta, positiva, che questo è giusto. Invece hanno innalzato la pietra per uccidere. E Gesù: apri i loro occhi, chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. Ed ecco, questo è quello che vuole Gesù, perché lui vuole aprire i nostri occhi e vuole risvegliarci dal sonno. Per questo l'inquietudine, per questo Gesù parla della divisione, per risvegliarci, per capire, perché solo allora possa venire la vera pace. Perciò la Madonna dice: la conversione è il messaggio più importante che io vi ho dato, la conversione, perché noi possiamo pregare, possiamo avere la pace e tornare a casa tutto a posto. Noi siamo buoni, come quel fariseo che prega nel tempio. Io prego, addirittura ha digiunato 2 volte a settimana, convinto che lui è buono, convinto che è giusto, e lui torna a casa tutto a posto. Invece non era a posto, perché il suo cuore era chiuso. Lui non vede come pensa, lui non vede che è rimasto chiuso, convinto che lui è buono, perché lui non vede se stesso, lui è cieco. Ecco, un sacerdote ha raccontato, un sacerdote da un paese dell'Occidente,
Ho detto, io per 30 anni sono sacerdote, ho letto Sacra Scrittura ogni giorno, ho predicato, ma io non avevo capito, perché questo non è entrato nella mia testa, che digiuno è importante. Tante volte durante la Quaresima o venerdì, per esempio, ogni settimana abbiamo venerdì, ma io non ho digiunato. Questo era proprio, cioè, di venerdì magari mangiare pesce. Invece adesso capisco che quello non era un digiuno, perché io non avevo scoperto l'importanza nel senso del digiuno, nemmeno cosa significa, non avevo capito nulla. Invece questo era scritto nella Bibbia, e Gesù ha digiunato. Io non avevo capito questo, solo qui a Međugorje io ho avuto questa esperienza e sono aperti i miei occhi. E poi lui dice, e adesso mi chiedo, quante altre cose esistono che io adesso non capisco, quello che io non so, quello che sta aspettando la mia conversione, cioè che io mi converto per conoscere anche questo, per scoprire questo. Quante altre cose esistono che sono in attesa della mia conversione, che io mi risveglio come figlio minore da quella parabola, cioè per capire dove sto andando, che sto andando nella direzione sbagliata, che dentro di me non ci sono, non riesco a capire l'amore di Dio, che come sacerdote io non celebro l'Eucaristia col cuore, che non sento più i bisogni della gente, che sto pensando solo a me stesso, i miei, le cose mie, personali. Ecco, quante cose servono per risvegliarmi. Una ragazza che era venuta dall'Italia è arrivata qui a Fraslavko Barbaric e gli disse, Fraslavko, è già da 3 giorni che sono a Međugorje, ma sono delusa. Perché sei delusa, chiede Fraslavko, perché io aspettavo che qui può accadere quello che è accaduto l'anno scorso, e l'anno scorso sono venuta qui e ho provato una gioia, stavo così bene, mi sono completamente rinnovata, con gioia sono tornata a casa, e questo mi ha portato avanti per un po' di tempo. Poi di nuovo sono entrata nel mio quotidiano, una certa monotonia, e sono adesso tornata qui, così che in me rinasce la gioia. Invece adesso questo non c'è. E Fraslavko gli disse, ragazza, l'anno scorso la Madonna a te ha dato un cioccolatino, perché eri all'inizio, lei ti ha dato un cioccolatino e questa era una cosa bella. Invece quest'anno lei vuole darti un altro tipo di cibo, un cibo più forte, perché lei vuole che tu cresci, cioè vuole che tu cresci su questa via, via spirituale. Invece tu aspettavi il sentimento, cioè provare stessa cosa che hai provato l'anno scorso. La ragazza è andata via da me, diceva Fraslavko, era qui a Međugorje ancora qualche giorno, poi è tornata da me e mi ha detto, grazie, non ho ricevuto quello che c'è l'anno scorso, ma ho ricevuto qualcosa di più grande, cioè altre conoscenze. Adesso vado in pace a casa. Ecco, cari fratelli, quanto abbiamo bisogno noi di una delusione, cioè proprio una vera delusione, per andare avanti. Cioè una delusione deve venire così, che porta inquietudine nel nostro essere, perché noi poi potessimo andare sulla via della pace. I discepoli, ricordiamoci, 2 discepoli che da Gerusalemme vanno a Emmaus, sono delusi, tristi, tristi. Invece noi abbiamo sperato, come dicevano, e loro tornano a Emmaus,
Perché tristi? Perché delusi? Perché depressi? Perché loro avevano delle proprie attese da Gesù, aspettative. Loro sapevano già come dovrebbe essere Gesù, invece lui è diverso. Gesù è proprio il contrario, è finito sulla croce. Adesso, lungo questo cammino, non riconoscono Gesù. Lui è con loro, ma loro non lo vedono perché hanno gli occhi chiusi. O voi che avete cuore lento, chiuso, triste, poi pian pianino, mentre ascoltano la sua parola, pian pianino il cuore si risveglia. Poi diranno, ma non ci ardeva il nostro cuore mentre lungo la strada abbiamo ascoltato il fuoco. Sono venuto a gettare il fuoco sulla terra, diceva Gesù. Fuoco, così che voi risvegliate, che ravvivate. E questo è avvenuto anche con quei due discepoli. Il fuoco arde in loro. Il cuore ravvivato, risvegliato. E adesso Gesù vuole andare avanti quando sono arrivati a Emmaus. Invece loro dicono, rimani con noi, Signore, rimani con noi perché noi vogliamo stare con te. Immaginate, cari amici, quando in noi si risveglia questo desiderio. Questo è il fuoco, cioè il desiderio di stare con Gesù. Gesù, io voglio stare con te e per questo vado a pregare, per questo prendo del tempo per la preghiera. Voglio stare con te, ascoltare la tua parola e per questo vado all'Eucaristia. Quando nasce questo motivo vuol dire che il tuo cuore è avvivato, se non hai motivo. Se tu hai motivi, ci si trovano sempre motivi per non pregare, per non digiunare, di non andare a Santa Messa. Allora se questo è così, allora tu hai bisogno di una inquietudine, cioè è necessario che Gesù ti dà una scossa per risvegliarti dal sonno, così che accende il fuoco in te, così che tu ravvivi per andare avanti, perché Gesù è il motivo migliore, cioè il motivo più importante. Non c'è altro, non c'è più grande, non c'è più bello. E per questo io vado a Santa Messa, per questo io prendo del tempo per la preghiera. Digiuno, cari amici, ci risveglia dal sonno, vuole risvegliarci, vuole aprire i nostri occhi. Prima di tutto porta inquietudine. Quando cominci a digiunare in te c'è inquietudine perché ti sei abituato. Noi ci abituiamo a certe cose, poi in noi c'è nervosismo, inquietudine, ma va avanti, perché pian pianino tu troverai la vera pace, perché non è scopo solo non mangiare qualcosa, ma lo scopo è per mezzo del digiuno scoprire il vero cibo, cibo che tu hai dimenticato. Allora è necessario andare nel deserto per capire, perché i nostri occhi si possono aprire per la bellezza di un ciglio, perché ormai non lo vediamo più, noi siamo ciechi per queste cose. Qualcuno disse, solo nel deserto noi possiamo provare l'assaggio dell'acqua, cioè cosa significa l'acqua, questo puoi sentire nel deserto. Questo è quello che ci porta a digiuno, se digiuniamo in maniera giusta, cioè in vero modo. Allora si aprono i nostri occhi e risveglia il cuore per i valori che abbiamo dimenticato, quelli che non li vediamo più. Cari fratelli e sorelle, ecco cosa vuole Gesù. Prima di tutto portare l'inquietudine, perché la vera pace possiamo trovare, per poter avere la vera pace. Una donna ha raccontato
come suo marito era sempre ubriaco e lui non voleva cambiare, non voleva andare in ospedale a curarsi, cioè non voleva liberarsi da questa dipendenza. E lei ha fatto un passo. Questo era uno shock. Lei ha preso i figli e se n'è andata via. Lei si è andata via da lui. È andato in un luogo circostante. E questo era il consiglio di un sacerdote. Fai così. E veramente lui è rimasto scioccato. Questo l'ha risvegliato. Cioè, gli ha dato una scossa. E lui ha deciso a curarsi. Adesso è tutto a posto. Grazie al Signore. La pace è tornata in quella famiglia. Ecco, questo è proprio quello che Gesù vuole, darci proprio una scossa per aprire gli occhi, per che la vera pace possa tornare nel nostro cuore, perché è proprio quello che Lui vuole. Amen. Pomolimo se, preghiamo, fratelli e sorelle, Padre Celeste, il suo figlio ha annunciato un amore del Signore nel nostro mondo. Accendi, Padre, per mezzo del tuo spirito il fuoco d'amore in ogni cuore, in modo che tutti possano scaldarsi su di esso, ti preghiamo. Liberaci, Padre, per mezzo del tuo spirito dal peccato e donaci la felicità eterna, ti preghiamo. Padre, fa che Cristo Salvatore con la sua grazia entri nel cuore di ogni uomo, ti preghiamo. Padre, non permettere che a causa dei litigi si spegne il fuoco di fede nelle persone, ti preghiamo. Ascolta, Padre, le nostre preghiere, fa che sempre gioiamo alla tua paternità e tua guida per Cristo nostro Signore.